Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi sento molto in cucina con... No, beh, oggi farò un nuovo mukbang. Voi sapete che io non sono per niente esperta in questo tipo di video, infatti non so neanche come si pronuncia questa parola mukbang, però me li chiedete sempre tantissimo questi video e quindi dopo aver fatto il video con Tomas e quello sul sushi, ho pensato anche oggi sono a casa, sono qui. Perché non andare a prendere McDonald's, visto che, allora, cioè, mi avete chiesto in tantissimissimissimi di andare di fare un mukbang al McDonald's. E poi mi avete chiesto, intanto io spacchetto, e poi mi avete chiesto di farvi scegliere che cosa dovevo ordinare. Il problema è che da McDonald's mi piacciono tre cose e sempre quelle prendo, quindi purtroppo non ho potuto farvi scegliere, perdonatemi. Che cosa ho preso? Allora, io prendo sempre il panino con il pesce da McDonald's. Quando vado, panino con il pesce, non riesco a capire come mai mi dicono tutti che sono l'unica a mangiare il panino con il pesce, però a me piace rigorosamente senza salse. Poi ho preso Mac Toast. Oh, ditemi quello che vi pare, ma io amo il toast di McDonald's, cioè non lo so, io lo amo. Poi 6 chicken McNuggets, ah sì, tra l'altro, ok. Panino con, anzi, menù filetto fish, patatine grandi, chicken McNuggets e poi appunto il panino che fa parte del menù filet o fish e questo è quanto, quindi un menù più nuggets più toast. Sistemo tutto, spero si possa vedere perché mi avete detto che è molto importante farvi vedere quello che mangio. Ah sì, e la Coca-Cola, non dimentichiamoci la Coca-Cola. E poi lì c'è anche il dolce che è un milkshake alla fragola. Io amo il milkshake alla fragola del McDonald's, secondo me crea dipendenza, io lo adoro e non vado spesso da McDonald's, ma quando ci vado praticamente questo è quello che scelgo. Buon appetito. Comunque mi dite sempre tutti che sono molto fine quando mangio e io mi vedo tipo un maiale, cioè non so come sia possibile. Infatti ero un po' così timorosa nel filmare il primo mukbang perché ho detto no, mi vergogno, però sembrano piacervi questi video, non so come, infatti mi sembra ancora strano mettermi a filmarli, però devo dire che se vi piacciono io mi diverto a filmarli, quindi ottimo direi. Le patatine del McDonald's sono buonissime. Erano, non lo so quanti mesi che non andavo da McDonald's, infatti quando sono arrivata lì sono andata direttamente alla cassa per ordinare alla cassa e tipo mi fa no, devi ordinare là e mi indica tutto il computer e io ok, ma io non ho mai ordinato dal computer al McDonald's, sono sempre andata direttamente da loro ad ordinare la voce e quindi non avevo idea di come funzionasse. By the way, scusatemi, sono completamente struccata, ma oggi ho fatto un giorno senza trucco per far respirare la pelle e non volevo truccarmi solo per questo video perché insomma ho pensato che non ha senso, se sono struccata per voi non è un problema e per me non è un problema farmi vedere e quindi ero lì, ci ho messo un'ora per ordinare dal computer, non sto scherzando, cioè ci ho messo un sacco di tempo, tutti gli altri finivano super veloci, mi sono sentita tipo, non lo so, fuori dal mondo perché ero l'unica che non sapeva come ordinare. Questo vuol dire che devo andare più spesso da McDonald's, ma scusate. Importantissimo, Coca Zero. Altra cosa molto importante è che io ho ordinato... Ah sì, c'è ragazzi! Stavo già pronta a dire, ehi, non mi hanno messo, invece sì, c'è! Che c'è? Non mangio salsa, mai, nessun tipo di salsa. A parte il ketchup con le patatine, solo con le patatine, non i panini, eccetera. E quindi sì, praticamente io non mangio né la... Inizieremo dal toast, McToast. Non mangio né la carne del McDonald's, non mangio... sì, hamburger, cheeseburger non li mangio. E quindi per me la scelta è un pochino ridotta, giusto un pochino ridotta. Super buono, ma non so come mai, anche proprio non mi ispira la carne al McDonald's, non so come mai. Penso di aver assaggiato una volta un hamburger del McDonald's, ma tantissimi anni fa, e altrimenti mi piacciono di più i nuggets, mi piace di più il toast, il panino con il pesce.
che sono l'unica a mangiare, lo so. Allora, mi ero scritta delle cose che volevo dirvi. Voglio assolutamente ringraziare tutti voi per avermi consigliato Money Heist, La Casa de Papel, su Netflix, perché mi sono vista praticamente tutte e due le serie, perché sono in due parti, non lo so, in tipo una settimana, una roba del genere, cioè mi è piaciuto tantissimo e quindi me lo sono vista tutto ed ho sentito che sta per uscire una terza serie e l'ho saputo ieri e sono super super contenta perché mi è piaciuto troppo, cioè mi è piaciuto tantissimo il, non lo so, il genere, la storia. No, non voglio spoilerarvi nulla, però non lo so, mi è piaciuto proprio il sì, la tipologia, tutto quanto, come l'hanno raccontato, è stato molto molto carino, anche se inizialmente dicevo, di solito tendo a non guardare serie TV europee, non so perché, perché alla fine questo mi ha confermato che in realtà vale la pena, perché è stata bellissima, quindi insomma è bellissima, quindi vi ringrazio per avermela consigliata e continuate a darmi consigli per altre serie TV, vi prego, che aiuta sempre, perché da quando ho preso Netflix sto guardando un sacco di cose e quindi sono sempre alla ricerca di una nuova serie TV perché le finisco velocissima. E poi volevo anche chiedervi se, perché so che è uscita la nuova serie The American Horror Story, ne vorrei sapere se alcuni di voi l'hanno già vista, cosa mi consigliate? Mi consigliate di guardarla oppure no? Perché io ho sentito che è carina questa, più bella della penultima, che io però non avevo visto, ma non l'ho vista perché ha avuto ratings talmente negativi che ho lasciato stare. Però fatemi sapere se avete visto quella nuova, sono super curiosa. Cercherò di non fare troppi tagli in questo video, però magari in qualche scena, se non lo so, se mangio in modo strano e poi nel montaggio magari penso che sia meglio rimuovere quella scena, magari la tolgo, ma cercherò di non fare troppi tagli perché so che nei mukbang non si fanno troppi tagli e quindi ci proverò. Tutti dicono che non sia sano, io lo so che non è sano, infatti ci vado una volta ogni non so quanto tempo, però il cibo del McDonald's a me piace, cioè non ci posso fare nulla, mi è sempre piaciuto, mi piace. Poi vi devo raccontare una cosa, anche questa della serie Cose Strane. Ok, vi ricordate quando la porta tremava ed era notte e io e i gatti eravamo tutti assieme e ci siamo spaventati un sacco perché non capivo perché la porta tremasse, non ho mai trovato una spiegazione, non so se una spiegazione plausibile oppure no, non lo so, però ci siamo spaventati io e anche i gatti perché tutti e tre guardavamo e non capivamo perché, che cosa fosse, insomma, e Tomas stava dormendo, quindi impossibile. Quando giorno sono tornata a casa ed ho trovato queste tovaglie, ok, mio Dio, io non voglio spaventarvi, cioè scusatemi, perché alla fine può essere una stupidaggine, non prendetela troppo sul serio, però sono arrivata e non so se, anzi sicuramente avete visto migliaia di volte il nostro tavolo in sala da pranzo, come abbiamo messo le tovaglie, e sono praticamente messe tre così in verticale, insomma. E sono praticamente, abbiamo tre di queste tovaglie così, runner, su un tavolo lungo, tre tovaglie messe così. E sono tutte dritte. E io torno a casa e le trovo a mo' di N, quindi tutte zig zag, cioè la prima era così, poi così e poi così. Io spero di essermi spiegata decentemente, ok? Spero siate in grado di capire quello che sto dicendo. Non so se riesco a spiegarmi perché è difficile da spiegare questa cosa. Comunque, Coca Zero, ovviamente. E io ovviamente ho visto le tovaglie, i runner spostati, ho detto boh, magari Tomas ha spostati perché gli piaceva più così, non lo so, che ne so. E la sera poi, parlando con Tomas, faccio sì, ma ti piacciono di più così queste tovaglie? Le faccio perché a me non piacciono tanto così. E lui mi fa, ma io pensavo le avessi messe tu così. E io, no, io pensavo le avessi messe lui così. E da lì è rimasto questo mistero. No, nessun altro è stato in casa nostra, puntualizzare. Ed è rimasto questo mistero delle tovaglie, tutte e tre spostate perfettamente, perché io ho pensato,
può essere stata Audrey, può essere stato Denver. Loro sono estremamente pigri, non saltano mai, non vanno mai sul tavolo a meno che non gli piazza una bistecca al centro del tavolo, non ci andranno mai, ok? Quindi era già strano di per sé, però dico, è strano di per sé, però posso sempre pensare che magari Audrey per qualsiasi motivo o Denver sono saliti sul tavolo e hanno spostato le tovaglie. Mi sembra solo strano che fossero spostate così perfettamente a N o a Z, a seconda se lo vedi da che prospettiva, perché c'è tavolo così e queste tovaglie trac, 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 tutte e tre messe perfettamente in una N. E mi ha spaventato un po' questa cosa, è rimasta così, mi è già successo appunto un paio di settimane fa, un mesetto fa. Non sapevo se dirvelo o no, perché non volevo farvi preoccupare, perché quando vi ho detto il fatto della porta vi siete preoccupati tantissimo. Non vi preoccupate, perché appunto può essere benissimo che sia stato Audrey, solo che mi sembra così strano, cioè in modo proprio perfetto a N. Boh, non lo so. Non mi sono mai successo, non mi è mai successo nulla di tutto ciò, niente di simile. Quindi non so neanche io cosa pensare. Per il resto, niente di strano, niente da notare, strani rumori, assolutamente nulla. Però non lo so, io questa cosa ve l'ho detta, non vi preoccupate, ripeto, però è strano, no? Boh, non lo so. Comunque, oggi abbiamo pubblicato il video in cui Tomas, anche voi quando mangiate a McDonald's avete tutte le mani zozze, ma comunque non potete resistere, toccate il cellulare, mi succede sempre. E poi il zozzo. Abbiamo caricato il video in cui Tomas indovina i prezzi delle mie scarpe ed è piaciuto a tantissimi di voi, sono super contenta, perché anche noi ci divertiamo un sacco a filmare quel genere di video, soprattutto io solitamente, perché lui non ci azzecca mai e io mi diverto. Invece mi ha stupito stavolta, sapeva tutto, conosceva i brand, a parte come l'ha chiamato? Bulucin, oddio non mi ricordo, comunque troppo forte, anche rivederlo nel montaggio così è stato bellissimo. Mi avete detto che la musica del sottofondo era troppo alta, mi dispiace. A volte cerco di stare attento al montaggio, ma a volte non sono bravissima a calibrare, scusatemi. Ok, toast finito, passiamo al fillet o fish, che se scopro che c'è la salsa li uccido, perché ci ho messo una vita a capire. Non l'hanno messa, bravissimi, yes! Ma ci ho messo una vita a capire da quel cavolo di computer come si facesse a togliere degli ingredienti, non era facile. Però davvero mi sono sentita tipo la vecchia della situazione, che tipo ero l'unica che non sapeva come usare il computer perché ha sempre ordinato la cassa. Ma adesso ragazzi, prossima volta quando arrivo vado dritta al computer, so già tutto, come selezionare super veloce come tutti voi, come tutti gli altri praticamente, e sarò già bravissima e ordinerò subito, così. Ho pensato, sì, ma oggi ho imparato e prossima volta saprò e farò. Bene, quando ci tornerò a McDonald's, non lo so quando, però ci tornerò. E sarò preparata. Tra l'altro, è buonissimo. L'ho sempre mangiato senza il formaggio, invece ultimamente mi piace anche il formaggio, salsa mai. È arrivato un ospite. Sì? Sì? Ciao. Vieni, voglio bere. Ciao. Adesso mi preparo la sedia. Vieni, garrone! Così si mette qua accanto a me, ma non gli do mai in realtà il cibo del McDonald's. Eccolo qua, gatto Demo. Caro Denver, sei tu lo bianco? Sei tutto bianco. Sei tutto bianco, poco poco arancione. Sei un poco poco arancione. Sei tutto bianco, tutto bianco. Caro Denver, caro Denver. Sei tutto bianco? È sempre così.
gatta Stellina non gliene frega niente di dove sto, cioè lei si fa i cavoli suoi, sta là, ronfa, mangia, non gliene frega niente. Gatto Denver mi vive appiccicato, ragazzi. Tra l'altro volevo ringraziare le ragazze che mi hanno fermato al McDonald's per farsi una foto con me, che sono state carinissime. È sempre surreale quando mi fermano e mi chiedono la foto, è una cosa stranissima, non ci fai, almeno io non riesco a farci l'abitudine, è una cosa... Mi sembra strano ogni volta che succede. Sì, come bene, lo so. Lo so. Tutti vogliono la foto con Gatto Denver, lo so, lo so. Tu volessi fare le foto con tutti? Lo so, Gatto Denver, lo so. Tu dai i bacini a tutti quanti, vero? Tutti quanti. In realtà è vero, ogni volta che... È vero, ogni volta che mi fermate e mi, o anche agli incontri, mi chiedete sempre tutti di Gatto Denver. È una cosa incredibile. E a volte, mi ricordo una volta, c'era una bimba e ti è rimasto malissimo che io non avessi portato Gatto Denver all'incontro e mi sono... Gatto Denver, sei esistente? Mi sono sentita super in colpa perché, cavolo, lei ci teneva proprio un sacco a vederlo. Ma mi sa che abitava ancora ad Amsterdam, infatti ho pensato, cavolo, però portarlo in aereo eccetera non sarebbe tanto fattibile, figurati. Gatto Denver, se io lo metto davanti alla porta di casa, cioè questo è spacciato, non è, diciamo che non è proprio un gatto da abbandonare nella, da portare fuori di casa, e immaginatevi se non sopravviverebbe un giorno. Io glielo dico sempre, Gatto Denver, tu non sei come la gatta, tu saresti spacciato. Sì, benissimo. Figuratevi che una volta ad Amsterdam Gatto Denver era uscito dalla... aveva una casa col giardinetto, l'ultima casa in cui sono stata, Gatto Denver è uscito ed era un tipo delle villette a schiera, quindi Gatto Denver è uscito ed è andato a casa dei vicini e io preoccupatissima sono andata, allora sono andata dai vicini ed era andato non la casa accanto ma quella dopo ancora, Gatto Denver, e si era praticamente, non lo so, era andato tipo in una specie di trance e non capiva più chi fossi io, dove, cioè io sono arrivata, è scappato da me. E io ho continuato a chiamarlo, 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 e lui, cioè, era fuori di sé e lui si era perso. Cioè, praticamente a 3 metri da casa lui si era perso ed è entrato nella casa sbagliata. Cioè, Gatto Denver, dovresti avere un olfatto sviluppato, dovresti, insomma, cioè, no. Gatto Denver, purtroppo. Io ci gioco sempre, dico sempre che è un po' tontolone, caro Denver. Però è il gatto più affettuoso del mondo. Mi ricordo quando l'ho portato a casa ed era piccolo, vabbè, aveva 3 mesi e mezzo. Era piccolo, non aveva nessuna lentiggine ed era davvero tutto bianco. Adesso un po' arancione, all'epoca eri tutto bianco. Ed era piccolo, piccolo. E questo negozio, poverino, era pieno di pulci. E la signora del negozio mi fa, no, guarda, non portarlo dal veterinario perché altrimenti prima cosa che gli fanno... gli danno le goccine antipulci e lui povero continuava a grattarsi, gli faceva ovviamente danno molto fastidio, poi lui era infestato e io sì preso, portato subito dal veterinario che l'hanno disinfestato, poverino, ne aveva talmente tante, si grattava costantemente, gli facevano male. Comunque mi ricordo di quel giorno perché poi con Gatta Stellina ci ho messo tipo un mese, se non di più, a farli incontrare perché lei non ne voleva sapere. Gatto Stellina è figlia unica. Era figlia unica ed era fiera di esserlo. Diciamo che lo toglierà a Denver. Però se non ci fosse, secondo me sarebbe meglio per lei. Inizialmente voleva ucciderlo, cioè gli soffiava, cercava di graffiarlo. Quindi quando era piccolo l'ho tenuto nel mio studio per un po' di tempo e poi piano piano, ogni giorno, gli ho fatto incontrare sempre un po' di più, portavo magari un giocattolo di Denver a Odin in modo che si abituasse all'odore, ma è stata lunga come cosa. Penso che ancora oggi non si sia completamente abituata a Denver, insomma, lei spera sempre di tornare ad essere figlia unica, io lo dico sempre,
Super buono. E sono contenta che mi abbiate chiesto in tantissimi di fare un mukbang McDonald's, perché avevo proprio voglia di andare a McDonald's. E quindi oggi ho approfittato. Poi io non sono una che sperimenta tantissimo, quindi mi avete suggerito anche un sacco di altre robe, tipo ristorante indiano, eccetera, ma io non sono una che sperimenta e non sono mai andata al ristorante indiano. Non so, io non sono mai andata al ristorante, sono stata ma non mangiavo praticamente niente in questi posti. Non so parlare, perché poi alla fine può essere pure cibo buonissimo, sono proprio io che ho paura a sperimentare in cucina, non solo con le cucine... straniere, proprio di mio, anche con il cibo, una ricetta nuova, sono sempre diffidente, quindi tendo sempre a mangiare le stesse cose, quindi non so quanti mukbang potrò fare ancora prima di ripetermi inesorabilmente, solo per sushi, McDonald's, pasta, pizza, sushi, McDonald's, non lo so, fatemi richieste sui mukbang e magari sperimenterò, tipo potrei fare il mukbang prima volta con il cibo, non lo so, brasiliano. Potrebbe essere una cosa carina, ormai non ho mai assaggiato le brasiliane, anzi, posso dirvelo chiaramente, cosa ho assaggiato? Francese, spagnola, italiana, beh, ovviamente olandese, anche se non hanno tantissimi piatti tipici, e, maldiviana, beh, qualcosina, dai sì, però non sono... sono sempre molto diffidente, quindi è difficile che io vada davvero in un ristorante, che ne so, coreano a prendermi la cena. È un po', non lo so, sicuramente dovrei sperimentare di più, perché così mi perdo un sacco di buoni piatti e me ne rendo conto. Ed ero così diffidente, mi ricordo, anche con il sushi, quando era uscito, inizialmente, quando i primi ristoranti hanno iniziato ad aprire qua a Trieste, io ero piccolina, non mi fidavo di andare a mangiare il sushi, pensavo non mi sarebbe mai piaciuto, e invece poi mi è piaciuto un sacco, quindi in realtà forse dovrei sperimentare di più, così scoprirei tante cose buone. Gatto d'erba, ho capito. Ah, le pallottine ti fanno male, non puoi mangiare. Cosa ti do? Il pesce fritto ti fa male? E io, Galone, tu sei mio piccolo che ti incudo bianco. Oddio, che tutto bianco. C'è tutto bianco. Domani vado da Demelza, vado a trovare Demelza per 3 giorni. Spero di riuscire a caricare video secondo la mia schedule solita da lunedì e venerdì, ma se dovessi saltare qualche giorno sapete perché, vi ho avvisato, scusatemi. E adesso stasera devo fare la valigia e quando tiro fuori solo, praticamente tiro fuori la valigia dall'armadio, Gatto Denver impazzisce, vede che, perché lui sa che la valigia significa che io poi parto e lui per un po' non mi vede, quindi ogni volta che tiro fuori la valigia Gatto Denver piange incessantemente e poi si mette nella valigia, si piazza là e non si sposta più. È la cosa più tenera e triste, ma più tenera di tutto il mondo. Io gli dico sempre, Gatto Denver, ma torno presto, Gatto Denver. Lui è come se poi pensasse di non vedermi mai più. Sì, lo so, ma lui lo so che sei tutto bianco. Sei tutto bianco. È un po' arancione. Mi fa impazzire quando mi fermate e mi dite, saluta Gatto Denver, saluta il gatto bianco un po' arancione. E io la sì. È fantastico. Ah. Sono dei miei amici che mi dicono di clonarlo, Gatto Denver, tu devi clonarlo questo gatto. Che mi gattino tutto speciale. Che tutto speciale tu dei bacini. Oh, mi piacciono le grattatine sotto l'orecchio. Sì, bravo. Mi sto mangiando i peli di Denver, come al solito. Tra l'altro, avete notato che è inesorabile, cioè è inevitabile. In tutte le stories, in tutti i post, praticamente c'è sempre un pelo di Gatto Denver. Anche l'altro giorno ho fatto una story, io camminavo, borsetta tatà, pelazzi di Denver in prima, cioè in bella vista, li avete visti tutti? Io poi vedo, dico, ah, non li vedono nessuno, li vedono tutti, inevitabile li vedono tutti, però è con Gatto Denver e Gatto Stellina, io sono sempre strapiena di peli.
è una cosa purtroppo. Anche se l'altro giorno ho spazzolato sia da Todaver che da Tastedina e io penso di aver tolto, non lo so, non sto scherzando, tipo un chilo di pelo, che è tantissimo, c'è una roba. Ho operato altri 6 gatti praticamente con tutto quel pelo, è una cosa incredibile. Per gatto Denver è un po' più facile perché non gli si formano i peli, i nodi. Invece il gatto Stellina le si formano sempre dei nodi fastidiosissimi, quindi devo fare piano piano perché poi le fa male. E poi si gira sempre e cerca di, graffiarmi. Dico sempre, gatto Stellina, vuoi graffiare proprio qua? Però è tremenda la tua stellina. Invece il gatto Denver, quando lo spazzolo gli taglio le unghie dal gosso, gli taglio con le forbicine per i gatti, soltanto la puntina, che non sia così appuntita, perché poi si, anche per loro è scomodo perché si impigliano nelle cose e fanno fatica a togliere. E gatto Denver non se ne accorge nemmeno, io taglio la puntina, tata, zero. Gatta Stellina detesta che io le tagli le unghie. Quando la spazzolo ancora le piace, se ovviamente non prendo qualche nodo, ma tagliare le unghie a gatta Stellina è la cosa peggiore che qualcuno le possa fare. Lei mi aggredisce, tenta di graffiarmi e poi ringhia, fa e man mano che taglio cerco di essere super veloce, di fare velocissimo, perché la sua pazienza dura pochissimo, fa fino a quando e cerca di graffiarmi, poi non lo fa in realtà perché praticamente mi fa così, però non tira fuori le unghie, quindi in realtà mi tocca e basta, però mi spavento e fa È sempre un momento un po' delicato tagliare le unghie ad Audrey. Invece appunto gatto Denver non se ne accorge nemmeno. Io penso che gatto Denver non abbia mai graffiato nessuno in vita sua, anzi ne sono sicura. È sempre stato molto affettuoso. Ok, per una qualche ragione la mia videocamera continua a spegnersi ogni tanto. Sono veramente terribile senza trucco, ma oggi volevo assolutamente far riposare la pelle. E, siamo arrivati. Allora, ho finito il toast ed ho finito il fillet o fish senza salsa. E adesso mangio i chicken McNuggets. Non so se li finirò. In realtà non ho pranzato oggi perché mi sono svegliata tardissimo. Ieri ho montato video fino a praticamente a prima mattina. E poi mi sono svegliata tardi e ho fatto solo una colazione con yogurt greco, latte, pesche e poi non ho pranzato perché cioè, è arrivata l'ora di cena praticamente. Quindi sono parecchio affamata, perché oltre a questo milkshake non ho mangiato nulla, ma appunto mi sono svegliata tardissimo. Molti non si rendono conto di quante ore ci stiano dietro ad un video così piccolo, e poi ogni volta che ci penso dico, beh sì, effettivamente penso anche ai film, ci impiegano mesi per completare i film, quelli che vediamo insomma nei cinema eccetera, quindi riesco a capire perché il montaggio necessita di così tanto tempo. Mi sono seduta sulla gonna perché appunto non posso immaginare, se io ci metto così tante ore, quanto tempo ci possa volere per finire il montaggio di un film. Deve essere una cosa infinita. Buonissimi, sì, effettivamente ho mangiato prosciutto, poi pesce, merluzzo ed ora pollo. Praticamente io non mi so decidere e mangio tutto. Gatto Denver vorrebbe una crocchetta, vorrebbe qualcosa, Gatto Denver. Ah, tra l'altro datemi consigli sull'inquadratura, su tutto quanto, io spero si veda il cibo, io mi rendo conto di non essere bravissima in questi mukbang, datemi una mano ragazzi, io cerco di farmi una cultura guardando Trisha Paytas e cerco di vedere come fa lei, perché lei è quella che li ha lanciati, almeno credo, insomma, io l'ho sempre vista, però datemi consigli perché so di non essere bravissima. So anche che l'illuminazione non sarà il massimo. Ti ho abbandonato. Eccola qua. Però appunto porto sempre la ring light, però comunque queste luci devo accendere altrimenti non vedete nulla, quindi insomma sono mukbang un poco homemade e non tanto professionals. Caro Dele non si sa che cosa sta facendo le fusa
si struscia ovunque. Un'altra serie TV che sto guardando adesso è How to Get Away with Murder. L'avevo già iniziata anni fa, ma non avevo visto la fine della prima serie. E quindi mi sono decisa di riguardarlo tutto quanto dal principio. Sono contenta per tante cose, altrimenti mi sarebbero sfuggite e non me le ricordavo, appunto, perché l'ho visto quando era uscito, tipo 2014-2015. E voglio ringraziarvi anche per avermelo consigliato, perché sono molto contenta di averlo rivisto. E adesso sto arrivando al punto in cui ero arrivata tempo fa. Quindi più o meno adesso le puntate iniziano ad essere proprio nuove. Quindi non so quante serie ci siano. Ma sei tornato? Ma tu sei quel duro bianco? Tu lo mangi il fritto? Lo mangi per McDonald's? Praticamente sto più attenta alla tua salute che alla mia. No, carudine. Oddio. Mi ricordo quando l'ho portato a casa, chiacchierava e piangevo un sacco. E poi me lo sono messa qui, una piccola, gli davo i bacetti e gli parlavo. E gli ho mollato due puzzette. Una cosa incredibile. Ho pensato di chiamarlo tipo puzzone, una roba del genere. È stato terribile. È stato dolcissimo, lui mi guardava facendo le fusa e poi dietro... Vabbè, che ricordi, che tu mi sei fatto riconoscere subito da quando è arrivato praticamente. Perché te ne stai seduto di là e guardi lo schienale della sedia, che problema, io non capisco. No, dov'è la tastierina? Dov'è la tastierina? Di solito quando gli dico dove è la tastierina la cerco. Dov'è la tastierina? Io non mi sento mai osservata in casa mia. Davvero, mai. Cioè, mai. Il bello è che molto probabilmente, anche se io gli dessi un pezzetto di patatina fritta o un pezzetto di crocchetta, non la mangerebbe. Perché hanno sempre le crocchette a disposizione lì. Però questo ovviamente è molto più buono di tutte le crocchette. Buonissimo anche i nuggets. Io sono sempre convinta di essere terribile, proprio scandalosa in questo genere di video, perché parlo mentre mangio. Cioè, i mukbang come si fanno a fare se non parli mentre mangi? Io non, cerco sempre di non farlo, quindi è veramente difficile e finisco per passare tutto il video con la mano davanti alla bocca, ma perché non mi va di mangiare, non lo so. Non lo so, però... Boh, infatti ho pensato, oh mio Dio, sarà terribile, però un mukbang, poi mi avete detto: oh, sei molto fine quando mangi. Ma dove? Cioè, boh, non lo so, però lo spero, io ci provo, però non sono convinta. Sto leggendo i vostri commenti in diretta in modo da rispondervi direttamente. Una ragazza sul video delle scarpe, in cui Tomas indovina il prezzo delle mie scarpe, mi chiede dove ho trovato le scarpe Public Desire. Io le compro tutte su ASOS, quelle Public Desire, le si trovano su ASOS e sono molto carine, costano poco ma sono ben fatte, quindi le consiglio sicuramente. In questa ragazza Fede86 sta cercando un modello rosso, te le consiglio, sono molto comode e ben fatte, non costano tanto. Mia Morosa fa shopping per me, mi state chiedendo in tantissimi di fare quel video e non credo che Tomascia azzeccherebbe tanto taglie e tipi di forme di vestito, ho paura, però potremmo farlo, penso che ne verrebbe fuori qualcosa di molto molto divertente. Che okay. State ridendo tutti perché Tomascia mi ha fregato la maglietta, la mia era, io avevo una t-shirt Gucci. Ce l'ho avuta un giorno, ora mi sono avuta, però devo dire che avete ragione, sta meglio lui, è troppo grande. Ancora non ho capito se la M è maschile, perché se una M è femminile, cioè, io non so, veramente, cioè, io ci nuoto in quella t-shirt. Secondo me sarebbe carino però anche se io vestissi Tomas per una volta, in realtà è sicuramente più divertente se veste lui me, però potrebbe essere carino. No, mi dispiace per chi è rimasto male che venerdì non ho caricato un video, lo so. Se vi prometto di caricarli dal lunedì al venerdì, poi è giusto che io mi attenga alla schedule. Infatti mi dispiace tantissimo che a volte appunto con vari progetti, varie... Non posso mai, non riesco mai a prevedere esattamente quanto tempo avrò per filmare, eccetera. A volte non ce la faccio perché sto lavorando nel dietro le quinte
E quindi mi dispiace tanto, tanto, tanto quando succede davvero. Mi dispiace tanto quando non riesco a rispettare. Infatti anche adesso, da martedì a venerdì sono via e ho paura di non riuscire a caricare. Ogni singolo giorno ho preparato qualche video in anticipo, però non sono sicura di riuscire. Lo spero, però mi scuso già da adesso se non ce la farò. Voglio farvi notare che sto esplodendo, però, e non so come sarà uscito questo video, in che condizioni sia io, però devo dirvi che ho praticamente quasi finito tutto. Bravo Tomas, che peraltro è sopravvissuto al febbrone a 37, mi ha fatto morire questo commento. In realtà poverino, poi ha avuto anche oltre i 38, si è preso davvero una brutta influenza, però mi fa troppo ridere. È il febbrone a 37. Mi sono soffermata un po' a leggere un commento bellissimo, che però è molto lungo, ma mi lasciate davvero dei messaggi bellissimi e io li apprezzo tanto tanto. A volte li pubblico anche su Instagram, ma se non li pubblico su Instagram significa che non li leggo e che non li ho visti. Quindi insomma, ci tengo a farvi sapere che siete importanti per me. Non li buttate mai via i messaggi che mi scrivete, arrivano sempre al cuore. Tomas è un perfetto influencer per ASOS. Questa è anche fantastica. Effettivamente lo penso anch'io, assolutamente. Adesso team ASOS del marketing, del social media team, assolutamente contattate Tomas, qui avete un grosso fan. Non lo so se vi conviene. Oddio, io, il bello è che io adoro ASOS e lui sì, però questo sì, però guarda. Però è stato bravissimo in quel video. E adesso direi che dopo il salato, allora, ci sono sempre quelli che dopo il salato aspettano per il dolce. No, non ce la faccio più, sono così pieno, non ce la faccio per il dolce, aspettiamo, non so nemmeno se riuscirò a mangiarlo. Io invece passo direttamente praticamente dalle patatine fritte al milkshake alla fragola, fantastico. Però ragazzi, è troppo buono e non so perché mi hanno dato quello piccolo, probabilmente al computer non sapevo come selezionare la misura grande e quindi mi sono preso quello piccolo, sì. Però è buonissimo. Il primo sorso è il migliore. Si devono mescolare un po' perché c'è quella specie di panna al centro e tutto il fatto, cioè tutta la fragola attorno. Volevo aggiornarvi anche sulla situazione ginocchio di Tomas, perché lo sapete, spesso ha dolori e quindi è diventato anche difficile, perché se magari un giorno camminiamo un sacco oppure andiamo da qualche parte, quindi camminiamo molto, lui poi il giorno dopo ha questi dolori al ginocchio e stiamo vedendo se è fattibile oppure no intervenire chirurgicamente in modo da risolvere questo problema una volta per tutte, però senza operazioni invasive, robe del genere. Quindi vi terremo aggiornati. Da una parte spero che si operi e che risolva questo problema definitivamente, dall'altra però sono preoccupata e preferirei potesse risolvere senza appunto andare ovviamente in sala operatoria eccetera. Però ovviamente dipende quello che ci consigliano i medici, poi quello che deciderà Tomas, però quello che consigliano i medici mi fido sempre, quindi speriamo. Se l'unica cosa che spero è che riesca a risolvere questa cosa, perché davvero questo ginocchio lo sta facendo penare, ci sta facendo penare molto. E siamo andati anche a Pordenone per una visita specialistica e anche lì mi ha riconosciuto una ragazza per strada, è stato bellissimo perché mi ha fatto tipo da cicerone, mi ha accompagnato, mi ha fatto vedere tutto. Buonissimo. I video con Tomas sono uno spasso, siete una bellissima coppia. Grazie Rita Baldi, grazie. Anche noi ci divertiamo tanto a filmare. Tra lo Cibut e ASOS sono morta, scritto. Oddio, io mi fa troppo ridere leggere i vostri commenti, vi prego. Io ci perdo le ore, mi faccio le risate da sola, vorrei poter rispondere ad ognuna. A volte vedo dei commenti e penso grande, oppure penso grazie, cioè, però non riesco proprio a risolvere a tutti. Io inizialmente mi ricordo quando riuscivo a risolvere tutto, quando riuscivo a rispondere a tutti, ed era bellissimo perché mi mettevo ogni mattina e tutti i commenti che avevo sotto i video rispondevo ta ta ta. E poi hanno iniziato ad essere talmente tanti che quando mi svegliavo la mattina dovevo decidere: o passo adesso le prossime 4 ore a rispondere, oppure
vivo, cioè nel senso, oppure faccio le cose che devo fare. E poi alla fine ho dovuto capire che non potevo rispondere a tutti, però alla fine è bello arrivare al punto da dire: cavolo, ho talmente tanti messaggi che non riesco proprio a rispondere a tutti, cioè proprio fisicamente, perché io sono una sola. Però d'altra parte mi dispiace, perché dico: sì, però a volte mi lasciate dei messaggi che sono talmente sentiti, che sono talmente, non il classico messaggio ciao ti seguo sempre, anche se anche questo è bellissimo, non fraintendetemi, ma a volte mi lasciate dei messaggi lunghissimi e vedo che insomma vi arrivano proprio dal cuore, mi dite un sacco di cose e mi dispiace tanto non rispondere. È per questo che almeno cerco di mettere più vicino, in modo da farvi sapere che ho letto. Ma non pensate che perché ho visto dei commenti che dicevano: eh sì, ma tu magari metti il cuoricino, non guardi nemmeno. No, leggo sempre tutti i commenti e poi ci metto il cuoricino, non lo faccio a caso, li leggo sempre tutti. È importante che si sappia questo, perché alla fine YouTube è una community ed è un po' l'unico modo che ho per interagire con voi, nel senso rispondere ai commenti, mettere cuoricino, like anche su Instagram cerco, oppure se ci sono pagine dedicate a me eccetera, metto sempre il follow eccetera, cerco sempre di essere attiva, anche se rendiamoci conto, io vedo anche commenti ai video di guru, di youtuber che hanno molti molti più iscritti di me, e vedo che le persone si lamentano perché questi non rispondono. Il fatto è che la persona, cioè lo youtuber è uno e il pubblico è vastissimo, quindi anche se, cioè molto spesso non è vero che gli youtuber grossi non rispondono, il fatto è che le risposte, indipendentemente dal numero di follower che hai, sono il numero delle risposte, cioè del tempo che tu riesci a stare lì a rispondere, sono più o meno le stesse, solo che se hai poco pubblico si vedono le tue risposte, quindi uno dice: ah sì, guarda, c'è un commento dello youtuber, quindi lui risponde. Invece quando si ha un pubblico talmente grande non si può vedere, non si riescono a vedere i commenti dello youtuber, non so se mi spiego, se mi sto spiegando bene, però credo che sia davvero impossibile ad un certo livello, e non sto parlando di me appunto, ma di chi magari ha 10 milioni di follower, ok? Per me, che appunto lo sapete quanti siete, per me già solo su YouTube essere 620.000 solo su YouTube per me è una cosa, 350 su Instagram, cioè secondo me, io non riesco ad immaginare 620, io non so quante mila persone, non riesco ad immaginarlo questo numero, per cui è davvero difficile realizzare, e rispondere a tutti purtroppo è proprio impossibile. Oppure c'è chi magari, ma non lo so se c'è, so che tanti youtuber hanno un editor che gli edita i video eccetera, e io potrei sicuramente guadagnare tempo se io prendessi un editor. Il fatto che io sono, forse ve ne avevo già parlato di questo, il fatto che mi è stato anche proposto di avere un editor, il fatto che io sono talmente perfezionista e ci tengo talmente tanto al mio canale e ai miei video, che non voglio fare il montaggio di un mio video a qualcuno che non sono io, nel senso, perché io comunque ho uno stile di montaggio, non lo so, penso che poi si perderebbe un po' il tocco umano del canale, cioè un tocco mio sul mio canale. In realtà però capisco perfettamente chi dice: cavolo, però se devo filmare non riesco ad editare, perché ci sono anche youtuber che hanno davvero dei montaggi lunghissimi, quindi hanno proprio bisogno di avere altre persone che gli danno una mano in questo, altrimenti tra un video e l'altro ci passerebbe un anno. Però appunto nel mio caso non ho mai voluto passare appunto cioè dare il lavoro di montaggio a qualcun altro, anche se sicuramente avrei molto più tempo libero per rispondere ai vostri commenti, avrei più tempo per filmare, ma comunque cerco di fare tanti video, perché l'anno scorso mi rimproveravate sempre che non facevo abbastanza video, e penso che da dicembre, dal lunedì al venerdì, ne sto facendo tanti, però sicuramente appunto avrei più tempo se avessi un editor, però secondo me poi si perderebbe un pochino il tocco mio ai miei video, e secondo me anche voi siete abituati, magari non ve ne accorgete, però ognuno ha un suo stile di montaggio, quindi si perderebbe secondo me un po', e mi dispiace. A volte ci penso quando mi viene proposto e dico sempre no. Il bello è che il gatto Denver è rimasto qua tutto il tempo. Sì, che sì, mio gattino, tutto bianco. Tu sei tutto bianco, sono un po' con ragione. Caro Denver,
Ragazzi, io direi che questo book bang con me e Gero Rember, che insomma si autoinvita dai video, ormai lui è protagonista, devo assolutamente aprirgli un canale Instagram a Gero Rember. No, vi prego, ditemi davvero se secondo voi è una buona idea oppure no. Io vorrei tanto aprirgli un canale Instagram, però dovete aiutarmi, nel senso che magari su Instagram venite e mi postate foto sue, che magari, cioè, screenshot dei video, eccetera, perché io devo dire, non ho spazio nel computer, non ho salvato nulla. Ovviamente ho tutti i video, però vorrei, magari datemi una mano per trovare un po' di materiale da postare su questo canale, perché mi piacerebbe seriamente aprire un canale a Gato Dev, perché lui merita un canale tutto suo. Dovrei aprirne uno anche a Gata Stevina, il problema è che lei non gliene frega niente, invece Gato Dev gli accetto, è solo contento se io lo filmo. Adesso si sta lavando, ovviamente si sta facendo una specie di bidet. Ah, Garurella! Sì, ci sei tu, sì. Comunque, fatemi sapere, secondo voi, è un suggerimento che mi ha dato un follower e secondo me sarebbe davvero carino se Gato Denver avesse una sua pagina Instagram. Mia pagina Instagram, come la chiamiamo? Gato Denver, il gatto più famoso d'Italia. Quindi, questo è tutto, penso, per il mukbang di oggi. Mi sento molto professoressa, così sulla mia cattedra. Allora, questo è tutto, ragazzi. Oggi vi ho fatto vedere come mangiare al McDonald's. Spero che vi sia piaciuto questo video e spero di non saltare video questa settimana, ma perdonatemi, succede, l'ho detto solo 753 volte. E quindi io vi mando un bacio enorme, continuate a darmi assolutamente suggerimenti e consigli su questo genere di video, perché appunto non sono tanto esperta, quindi bacio grandissimo mia family e noi ci vediamo domani, spero, con un nuovo video. Ciao!